Secondo me tutti i video veramente andrebbero girati sempre sotto la luce del sole o al mare, come è stato girato questo video, visto che comunque rispecchia molto il mio stato d'animo e il mio carattere: sole, mare, caldo, estate, giornate lunghe. E mezzo secolo di me, video particolarissimo, e chi mi segue nei social, sui social, avrà letto qualche giorno fa, c'è qualcuno che non sta bene, che praticamente ho compiuto gli anni nella prima decade di settembre e compio gli anni 2018, mezzo secolo di me. E magari qualcuno o qualcuna rimarrà un po' inorridito: oddio, oddio, una persona che compie questi anni. Sappiate che comunque a 20, a 30, a 40, poi arrivati anche a 50, se una persona è stata di salute buona e viva, continua a compiere gli anni. Potrebbe spaventare questa età, perché dice: cavoli, mamma mia, oddio, la gente che ti sta lontana, gli uomini, oddio, voglio quelli più giovani. E quindi niente, mezzo secolo, qual è il problema? Cioè, lo hanno gli altri il problema, perché anche in questa situazione una persona si fa problemi per l'età, perché si sente giudicata dagli altri, perché compie gli anni ai 50 anni, mezzo secolo, e gli altri ti guardano in un altro modo. Ma cioè, la consapevolezza che ci arriviamo tutti la dobbiamo avere, quindi cioè, perché una o uno si deve far problemi perché ha compiuto gli anni prima di altre persone? Ma. E purtroppo siamo condizionati tantissimo dai fattori esterni, da chi ci sta vicino. Le opinioni, i giudizi degli altri sono più importanti di quello che tu pensi, e invece dobbiamo guardare le cose da un altro punto di vista. Devo pensare io come vedo la mia situazione, il mio stato attuale, mentale e fisico, e non mi devo far problemi per gli altri. Perché mi devo fare problemi per gli altri? Cosa mi porta? Questo per collegare il discorso, perché ho girato questo video. Sono arrivata a mezzo secolo con la consapevolezza e la serenità che non avevo anni fa. Per quale motivo? Questo è il discorso che vi ho appena fatto. Ci facciamo troppi problemi per gli altri, e soprattutto ci troviamo a volte coinvolte in situazioni, in circostanze che noi alla fine non c'entriamo niente, però alla fine veniamo anche noi assorbiti da tutte queste situazioni. E come si fa per risolvere questo problema? Tutto dipende da noi. Allora vi dico, il processo è abbastanza lungo nell'arco degli anni, vi dico, da quando si ha 20, 30, 40 e passa, il nostro carattere può essere quello, però le esperienze di vita che durante questo tempo possiamo avere, è logico che ti possono far diventare più fragile, più forte, più sensibile, più cattiva, e quindi bisogna avere, insomma, come posso dire, un equilibrio mentale che non è facile da raggiungere, ci vuole molto tempo. Dipende, come dicevo, anche dalle persone che ci circondano, se sono persone buone che ci aiutano, o sono solo persone che possono sembrare buone e non lo sono, oppure se sono proprio persone che non vanno bene. Queste sono anche le altre tre tipologie di persone che possiamo avere accanto. E le tre, quattro cose più importanti che dobbiamo avere e risolvere sono: la forza di carattere, che è importantissimo, l'indipendenza mentale e fisica, nel senso che non dobbiamo dipendere da nessuno assolutamente, dobbiamo gestirci e cavarcela sempre da sole, anche se hai figli, parenti, nonni, zii, genitori, marito, amante, per dire. Poi la consapevolezza per arrivare alla serenità mentale. Ecco,
Quando avete queste quattro cose siete a posto. Poi ovviamente dipende anche dal fatto che certe circostanze possono segnare cose brutte tipo una malattia, per non dire ancora peggio un lutto. Questo adesso non ne parliamo perché sono cose che vanno oltre ai miei pensieri. Sto parlando di cose in generale tipo lavoro, amicizie, public relation, sentimenti. Queste sono le cose che alla fine nell'arco della giornata abbiamo a che fare. Chi più, chi meno di una cosa o dell'altra, sta a noi avere questo equilibrio mentale che ci fa star bene, sereni, non che ti devi fare un muro davanti a te e devi stare isolata, devi saper gestire le cose, quelle che sono veramente importanti e quelle che non sono importanti, quelle che ti arricchiscono e quelle che non ti arricchiscono. E così anche delle persone, ci sono delle persone che nell'arco della nostra vita ci saranno sempre e continueranno a stare da noi, mentre invece ci sono delle persone di passaggio, e ce ne sono state tante e ce ne saranno ancora, che logicamente piano piano le lasciamo andare, le apriamo la porta e le accomodiamo al di fuori e ciao, basta, è finito, non c'è più posto nella mia vita. Succede, dobbiamo anche in questo caso avere il carattere forte, come dicevo, per prendere delle decisioni, perché tante volte ci portiamo avanti circostanze, soggetti che non sono adatti a noi, solo per abitudine, per pazienza. Continuiamo a sopportare, però poi secondo me alla fine si arriva a un punto di non ritorno e di non più sopportazione. Purtroppo voi mi potete dire, sì, tu la fai facile, però io ho questo problema, sempre sono depressa perché per dire, non trovo lavoro, cioè, la ruota non gira mai, lo so, la ruota non gira mai, però è inutile stare a piangersi addosso, bisogna aspettare magari quando un periodo purtroppo negativo, chi è che non li ha avuti, aspettare che passa. Voi direte, ma non passa, passa perché tutto passa, finché c'è vita c'è speranza, quindi bisogna vedere le cose da un altro punto di vista. Se tu le vedi sempre dal solito punto di vista, continuerai a fare le soliti sbagli, le solite persone frequenterai magari che non vanno bene e ti ritroverai sempre coinvolta in situazioni che non sono adatte a te. Per cui bisogna uscirne fuori. Per uscirne fuori devi avere la forza di prendere delle decisioni importanti da sola e valutare. È un lavoro mentale, però piano piano con le esperienze negative, anche positive, che si fanno negli arco degli anni, ti portano a essere più forte dentro e fuori, soprattutto dentro, che quella è la cosa più importante. Quindi è tutto uno stato mentale il fatto di essere depressi, di essere sempre arrabbiati, di essere stressati, perché alla fine se guardate bene la persona in se stessa non ha problemi, è tutto quello che ti ruota intorno, vedete voi. Fateci caso, fate un esame di coscienza e poi mi direte, perché sono sicura che dopo un'analisi del genere mi direte, lo sai che avevi ragione. Siamo troppo stressati, siamo sempre di fretta, di corsa, qua e là non abbiamo neanche il tempo di pensare, a volte si litiga con le persone, non perché sei arrabbiata con qualcuno, perché sei stressata, ma io parlo adesso stressata, però parlo anche stressato, anche al maschile, la cosa non cambia assolutamente. E, niente, bisogna cominciare a fregarsene, c'è la coda, se ti arrabbi che cosa ci fai? Cosa cambia? Dimmi, cambia qualcosa? No, perché è una cosa che non dipende da te, dipende che c'è la coda delle macchine, per dire, quindi devi avere pazienza, domani è un altro giorno e si va avanti, ecco come si deve ragionare. Io adesso ragiono così, metto sul piatto della bilancia le priorità alle persone e alle circostanze che sono importanti e il resto vale zero, ecco. E state attente soprattutto con i rapporti di amicizia, di coppia, che purtroppo tante volte, mamma mia cosa stanno distruggendo, che purtroppo ti fa influenzare, nel senso che
ti senti dire una cosa, ti senti dire quell'altra e fai le cose che decidono gli altri e che non decidi tu. E invece bisogna essere decisi. E la cosa importante sarebbe che da quando si è piccoli, già 20 anni, anche 18, come fanno all'estero, come ho fatto io, che sono andata a studiare e poi ho lavorato subito prestissimo, come assistente di volo, chi mi segue lo sa, e quindi sono andata via di casa, ma non perché non mi piaceva stare, per questi motivi qua. E secondo me è giusto che i giovani se ne vanno via. Ovviamente, lo so che ci sono problemi in Italia col lavoro, che non si fa fatica, per cui anche i giovani che rimangono a casa, non c'è problema, rimangono in casa, ma devi essere indipendente, devi guadagnarti i tuoi soldini, devi prendere le tue decisioni da sole, poi ovviamente consultare le persone care per un'opinione, però anche se fai gli sbagli poi vanno anche bene, perché ti serviranno in futuro. Più tardi sbagli, più tardi fai le esperienze negative e più dopo ti troverai male, perché non puoi a 40 anni, a 35 avere delle fregature che era meglio prenderle quando avevi 20 anni, così a 35 anni sei più sgamata, a 40 lo sei ancora di più e più avanti vai non ti fregano più. E diciamo che questo percorso è lungo negli anni, ci vuole tempo, adesso che non è che sto facendo chissà quant'è, sto parlando di questa situazione che secondo me è importantissima per veramente la serenità proprio mentale. Se sei serena interiormente lo sei anche fuori. Se ci fate caso, una persona tranquilla e rilassata emane a questo. Una persona che è arida, algida, arrabbiata, stressata dentro, anche se non lo esterna, ma comunque tu lo capisci, si vede dagli lineamenti del viso, dalle rughe, dagli occhi, dai capelli spenti, dai tic, da tante cose, per cui perché bisogna arrivare a quei livelli lì, perché ci si deve ridurre così, non è giusto. E perché cosa? Per colpa degli altri? No, neanche un po'. Lo so, ci sono passata anch'io, ci sono state notti che non ho dormito dal nervoso, perché sapevo che delle circostanze che non andavano bene, di persone che comunque mi stavano prendendo in giro, eccetera. Alla fine sopporta, poi arrivi un po', basta. Io sono fatta così, poi quando chiudo. In tutte le situazioni che sono capitati, degli episodi del genere, quando ho interrotto e ho finito, basta, liberazione. Ma io lo dico, perché non l'ho fatto prima? Perché? Perché evidentemente non era il momento. Poi sei arrivata a quel punto che la tua mente ha scattato qualcosa, vedete? Allora si riesce a cambiare. Allora non è che si riesce a cambiare, tra virgolette, riesci a capire che hai sbagliato e che devi fare diversamente. Non è che una persona, se ha un carattere, lo cambi, sappiate questo. Ecco, e questo è il discorso, nel senso che devi andare avanti, devi cavartela, devi essere forte, non ti devi far problema se sei sposata, se sei fidanzata, se sei single, qualsiasi tua situazione sentimentale puoi avere. L'importante è che stai bene con l'altra persona o che stai bene da sola. Ecco, questi sono i fatti, per cui valutate bene ogni singolo problema che potete avere, mettete sul il piatto della bilancia le vostre situazioni, oppure scrivetele cos'è che mi dà fastidio, cos'è che mi turba, cos'è che invece va bene nella mia vita. Fate una lista e vedete quante cose possono andare bene o no. Tutte quelle che non vanno bene, questa si può risolvere, questo posso eliminare, questo, beh, basta, con questa cosa qui, per dire, fai un corso, una cosa che non ti piace, basta, non vado. Punto di vista lavorativo, non mi piace quel lavoro lì, bisogna rimboccarsi le maniche e andare avanti e cercare, continuare a cercare, fare proposte, spostarsi se magari uno può, che magari è singolo, una famiglia, girare, viaggiare, fare cose diverse, assolutamente. Comunque tanti auguri a me, mezzo secolo di me, non mi interessa che ho mezzo secolo, assolutamente. Io sono uguale a te che hai 20 anni, io sono uguale a te che hai 70 anni, siamo tutte persone che siamo sotto lo stesso cielo. Chi se li porta meglio, chi se li porta peggio,
mentalmente e fisicamente dipende da noi, dalla vita che ci ha portato a fare il nostro destino, ecco, è quello lì. A volte ce le siamo andati anche a cercare, certe situazioni e circostanze che non andavano bene, quindi cerchiamo di risolvere i problemi se li abbiamo, di non caderci, di non ricaderci più se ci siamo uscite, e così la stessa cosa per le persone. Ecco come si va avanti molto meglio, ci sarebbe molta meno cattiveria a pensarla in questo modo. E quindi attenzione a tutto, siate felici il più possibile, perché la vita è una sola, nessuno ve la restituisce, tutto quello che avete passato non lo recuperate più, quindi da ora in poi da guardare solo avanti, che è tenersi tutto dentro, però non è facile, bisogna anche avere le persone giuste, quindi questo che vi ho detto comunque spero che vi possa essere di aiuto per farvi capire un po' di cose, assolutamente, prima che sia troppo tardi, che il tempo passa, che bruciate tutta la vostra vita nel nervosa, nella rabbia, nella depressione, e soprattutto ci sono dei dati allarmanti sul web di percentuali altissime di persone che fanno uso di psicofarmaci, quindi per psicofarmaci antidepressivi, quindi lì devi prima essere più forte delle pasticche, che non sono le pasticche che decidono te, ma sei tu che decidi di non prendere più le pasticche, e lì ci vuole tanto, e poi da lì avere la forza di riuscire a dormire, di riuscire a non essere depressa senza prendere niente. Quello è un lavoro molto lungo, tutto sta qua, parte da qua, dalla tua mente libera e chiara, lucida. Se sei stressata non hai neanche tempo di pensare, non sei lucida. Anche lo sport comunque aiuta, perché ti toglie lo stress, ti purifica, ti pulisce l'anima interna ed esterna, ecco, quella è una cosa che può aiutare tantissimo, oppure fare quello che piace, in modo che mentre fai quello che piace tu puoi pensare. Io tante volte faccio così, infatti, per risolvere le situazioni o eliminare dei soggetti, no vabbè, sto parlando, sto scherzando, e così mentre praticamente svolgo qualche attività di quelle che piacciono più a me, riesco a concentrarmi per poi prendere delle decisioni, come magari dormi la notte, sei stanca, la mattina ti svegli, pam, lampo di genio, ti ricordi, cioè ti viene in mente che puoi risolvere la situazione in questo modo. Quindi ragazze, no, ragazze, ragazzi, e io parlo da 1 a 100 anni, con questo nome, ragazzi e ragazze, godetevi la vita, state tranquilli, rilassatevi, guardate l'orologio, sì, ma non sempre lì con l'assato d'animo e sempre questi cellulari che ci sono più persone che stanno con la testa china che quelle che ti guardano negli occhi ora, è un dato di fatto, ci sto anch'io al cellulare, però c'è momento e momento. Vi bacio e buona giornata, io vado a farmi una passeggiata in totale relax, libererò ancora di più la mia mente, e ci saranno altri video riguardo questo argomento, mezzo secolo di me, magari non mentalmente ma parlando di altre cose che riguarda sempre il portare avanti l'età con la testa. Vi bacio, buona giornata e buona sera per chi lo guarderà di sera il video, e alla prossima, ciao! Vi lascio qui sotto all'ufficio box informazione e il link dell'articolo sul mio blog e riguardo a questo video. Ciao! Di 10 minuti soltanto per dirti quanto sono felice, ma